Nel derby dello stadio dei Marsi il Pineto vince per 0-1 contro l'Avezzano dopo il primo tempo terminato a reti bianche. Nella ripresa Allegretti dagli 11 metri consegna l'intera posta ai rivieraschi. Prossimo turno match casalingo contro il Tolentino per gli Adriatici, per i biancoverdi trasferta in quel di Vasto Girardi. Il match incomincia con le due squadre che provano a studiarsi e con un forte vento che soffia sul manto verde a condizionare le manovre dei 22 in campo. Il primo acuto arriva al decimo su contropiede, Pellecchia svicola, raffica di finte, ma nessun calciatore bianco-verde riesce a confezionare il suo tiro cross. Alla mezz'ora arriva un'occasione clamorosa per i biancazzurri. Minincleri di pregio per Di Filippo, cioccolatino per Forgione che manca incredibilmente l'appuntamento con il gol del vantaggio. Crescono i rivieraschi. Giambè, appoggio per Minincleri, cross per Allegretti che stampa il pallone sulla traversa a Coco battuto. Nella ripresa il derby vede il Pineto pimpante che prova a spingere. Giambè si allaccia con Paris per il direttore di gara, tutto regolare sul continuo. Sicco trova un attento Coco a far su il pallone dalla parte opposta, ancora sempre Pellecchia, suggerisce con Dos Santos che non riesce a deviare. La partita aumenta di intensità. Capaldo, Caparbio recupera palla e serve Allegretti, il suo esterno viene disinnescato dal numero 1 biancoverde. Poco male per il Pineto, Giambè penetra in aria e viene strattonato da Zanon, rosso e calcio di rigore per gli Adriatici. Dal dischetto glaciale Allegretti spiazza Coco per il vantaggio dell'11 del presidente Brocco. Sull'onda dell'entusiasmo e Minincleri a tentare il gran gol, Coco tiene ancora i suoi a galla. Il match scorre via con il Pineto che prova a raddoppiare, l'Avezzano con il cuore cerca di pareggiare la contesa. Nel finale sul calcio di punizione ci prova Dos Santos, il pallone non si abbassa. Nell'ultimo giro di lancette prima del recupero i biancazzurri hanno il match point, ma Emili centra il palo dalla parte opposta. Pellecchia viene trattenuto con Fantozzi di Civitavecchia che decreta la massima punizione nell'occasione, presa di responsabilità enorme da parte del guardaline Mauro De Palma che avverte il direttore di gara dell'esatta posizione del fallo, concedendo una punizione dal limite dalla battuta. Pellecchia non riesce a trovare il pertugio giusto, non succede più nulla. Il Pineto conquista l'intera posta contro un grande Avezzano.